Daniele da Roma, vai Daniele, vai, vai, vai Daniele, vai. Comunque buonasera, è incredibile, buonasera, buonasera, rotondo, Luciani, rotondo incredibile, rotondo incredibile. Fra prima, poco... prima l'invita poi c'è incredibile. No, ma incredibile, ragazzi, incredibile. Certo, incredibile. Vai, dimmi Daniele. Buonasera, qui, buonasera. Fra poco buonasera, ti presento una persona che deve Luciani. Fare. Sì, abbiamo capito, buonasera, un'altra, non ci rompere i coglioni con sto buonasera. Un'altra, abbiamo capito, ancora, buonasera. Mi presenti, dai. Ancora un sì, va, personaggio incredibile, anche lui già ospite al telefono, è venuto qua di persona perché deve fare una macumba. Ti dico solo questo. È venuto di persona pure lui? Sì, di persona. Dimmi. Ma gli appunti su Pisa, ma tutti quelli che stanno elogiando. Tutti quelli che stanno elogiando. I ragazzi Manganelli esprimono un fallimento. Allora, abbiamo con noi direttamente dalle steppe novaresi il Macumbero. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Signor Macumbero. Allora, lei è esperto, innanzitutto entriamo subito nel aspetta merito. Un attimo, da sì. Dove arriva questo qua? Dalle dove steppe novaresi. In realtà è argentino. Cioè, da Novara. Sì, da Novara. C'è lui dal Piemonte. Sì, piemontese ne. Fammi capire. Sì. Questo idiota ha preso la macchina dal Piemonte. Stai attento, Palenzo, alla Merlino. Per venire alla Zanzara. Stai attento alla Merlino. Che vuol dire? Vuole ritornare alla sette, la Merlino. Ma sì, lo so io. Questa è la tua previsione? No, è la previsione. Ah, sarà l'unica maniera per che nella sette non ci sia più Parenzo. Addirittura, questa è la tua. La tu, però, scusi, ma Macumbero, lei ha già previsto però due cose che non si sono avverate. Uno è che lui sarebbe caduto dalle scale. Si è caduto, sì. No, non lo vuole dire. Non è caduto dalle scale, lo posso dire. Ancora no, ma mi tocco a pelle. Ma comunque, ancora no. E l'altra cosa che avevi detto che. E Biden, il rituale che ho fatto di Biden, la macumba, è rimasto totalmente. Sì, però scusi, Macumbero, lei un'altra cosa, ha detto che la moglie di Parenzo l'avrebbe tradito, si ricorda? No, tradito no, che poteva lui aver problema con la moglie. Ma non ha avuto, non risulta però questa cosa, ha fatto due segreti. Sono segreti, sicuramente. Sono segreti. Comunque, posso chiederle una gentilezza? Sì. Io le voglio un bene dell'anima, davvero. Le voglio. Parenzo, hai un cuore. Macumbero, posso dirti, ti voglio veramente bene. Poi però per piacere occuparti di Salvini e di Meloni. E non del sottoscritto. No, adesso si occupa di un'altra persona. No, guarda. Perché lui fa la magia nera ed è qui a fare un rituale. Lui mi dicono su Netanyahu. Perché sì, su Netanyahu? Sì, sì. Allora non faccio magia nera. La macumba, guarda che casualità. Anche questo che mi avete dato oggi, visitatore, c'è scritto il 0666. Sì. Anche che guarda che incredibile. Io non sono il male. Combatto il male. In questa situazione ho stato minacciato. Ho un po' paura. Ho stato minacciato, lo sanno i tuoi. Sei stato minacciato da chi? Quando nella televisione che trasmetto, il 170 prima free, ho fatto praticamente questo fermare questo genocidio, ho detto che faremo una macumba per Netanyahu. Contro Netanyahu? Contro Netanyahu. E chi ti ha minacciato? Guarda, avevo detto alla direzione. Allora? Praticamente mi hanno minacciato, io... Non l'hai più fatto. Non ho fatto il podcast un sabato precedente. Vabbè, non c'è frega niente. Fai questo. Che cosa devi fare? Mi ho protetto da solo. Però hanno mandato prima al telefono che si faceva così, se la prendevano con me e con la mia famiglia. Solo che ma nessuno. Ma chi? Bene, chi? Hanno detto che non i devo servizi parlare. I segreti, il Mossad, chi? E qualcosa del genere. Ma non nessuno diciamo sapeva il mio dire con grande rispetto al dottor Macumbero. Sì, al dottor Macumbero. Vorrei rendere noto al dottor Macumbero che in questo momento il Mossad è impegnatissimo su altri fronti. Esatto. Cioè, il Mossad in questo momento deve sconfiggere Hamas. Non ha moltissimo tempo per il Macumbero, ma senza nulla togliere l'importanza del Macumbero. Però il genocidio che sta facendo questo figlio di buona madre è una cosa che. Praticamente sembra Adolfo Hitler resuscitato di politica estera. Adolfo Hitler. Sì, Netanyahu è quello. Ma non puoi dire così che ti caccio dallo studio se dici che quello è Adolfo Hitler. Ma lei è pazzo, Macumbero. No. Scusi, e posso dire la verità che il Mossad e l'altro, lo Shin Bet, non si occupa del Macumbero, glielo posso assicurare. Saranno arrivate delle minacce via internet perché lei voleva fare questa macumba. Però le posso assicurare che no. Quali sono i suoi spiriti guida? Chi c'è dietro di lei? San Giorgio. E mi poi? mi ha protetto. Gli altri che non c'è il caso. Non San Giorgio ti ha protetto da che? Da che cosa? Da queste minacce? No, di questo no, di tante altre cose. Di tante altre cose. L'importante è che. Ma lei è vero che ha passato una notte con un cadavere accanto? Sì, in Brasile. A fare che? Per apprendere. Un'iniziazione. Per fare cosa? Ma che schifo. Per iniziarmi, giustamente, anche se apra lo che si chiama
in Italia il terzo occhio, che è praticamente la chiarovicenza, l'intuizione. Per aprirlo, però, diciamo, scusami, per iniziare con un cadavere, per diventare un padre spirituale. Lei si sente un padre spirituale? Io sono 32 anni che faccio questo, sì, ho aiutato tanta gente. A fare che? Aiutato a fare cosa? Dal punto di vista anche spirituale, gente che ha perso la fiducia, gente che ha perso la fede. Gente che ha perso la fede, lei aiuta anche a guarire dalle malattie. Un rispetto enorme. Quello no, perché ci sono. L'ho combattuto sempre quella cosa. Anzi. Davide, dimmi. Ho un rispetto enorme. Però mi dispiace tantissimo uno che ha dormito a fianco a un cadavere. Mi fa una tristezza e non mi dispiace. Il terzo occhio? Il terzo occhio? Sì. Fatemi capire, perché adesso veramente mi cominciano dicendo: Parenzo, stai attento. Se hai firmato il contratto, guardalo bene, perché potresti avere sorprese. Ha detto solo questo. Potresti avere sorprese. Comunque, lei ha paragonato Netanyahu ad Adolfo Hitler. Anzi, l'ha chiamato Adolfo Hitler. Ma lei si vergogni, però, Macumbero, mi scusi. Si vergogni di questa cosa qua. Lei si deve vergognare. Questa è un'accusa gravissima che io passerò direttamente all'ambasciata israeliana. Va bene. Questo bisogna passarle certe cose, a parte che ascoltano tutto. I terroristi sono i terroristi. Paragonato Adolfo Hitler. Ma lei ha fatto un paragone chiaro a Adolfo Hitler. Lo ha detto. Si vergogni, ma che deve fare adesso la macumba? Niente, se vuoi non la faccio. No, ma la faccia la macumba, tanto quello è più protetto se lei fa la macumba. Capire, sono molto come funziona la macumba? Come funziona? Allora, quante ore ha dormito col cadavere? Non voglio sapere questo. Quante ore ha dormito col cadavere accanto? Quasi due giorni. Due giorni con un cadavere accanto lei? Sì. E che cazzo era sto cadavere? Come che cazzo era? No, ma che era morto? Era una persona morta. Come era morto? Io l'ho saputo quando mi ho svegliato. Ma come era morto? Morto. Era morto? Era morto. Anziano, giovane, com'era? No, te lasciano vedere. Sta coperto con una specie di stoffa. E dunque, per avere questi poteri, diciamo, lei ha dormito per due giorni con un cadavere. Questa persona doveva aver stato un grande, lo che noi chiamiamo sciamano. Sì. E aveva lasciato praticamente scritto che doveva essere così per un nuovo iniziato. Io stato il nuovo iniziato, scelto. Benissimo. In quell'occasione. Scusi, questo rituale, quanto dura questo rituale? Facciamolo durare poco. Va bene. Dai, vada. Allora. Vada. Usiamo questo? O sì. No, non posso usarlo. Radio 24, dove c'è il direttore Tamburini, ma pensa a te. Sì. Allora, grande spirito Asmodeo, in questo momento invoco la tua partecipazione a questo rituale. Rituale che voglio, giustamente io, Osvaldo di Ogum. Sì. Praticamente fermare questo genocidio che sta facendo. Che non c'entra l'esercito né il popolo ebreo. È semplicemente una persona, Netanyahu, e che il mondo è stato talmente incrociato dei bracci, che per favore fermino questo genocidio. Invoco la presenza di Asmodeo, di Oshun, di Shango, di San Giorgio, e quanta gente, e che in questo momento, nella prima parte di questo anno, sia totalmente destituito Netanyahu delle sue praticamente responsabilità, e che paghi lui in prima persona lo che sta facendo a migliaia, centinaia di migliaia di persone. È il mio desiderio, così sia. Asmodeo. Ma chi cazzo è sta gente? Asmodeo, eccetera. Fermi tutti, grazie. Non lo so, grazie. Fermi tutti.